Parliamo adesso di sport e prevenzione. Lo facciamo più approfonditamente collegandoci anche con la nostra collega Erika Baglivo, che in questo momento si trova a Orvieto, dove c'è un importante appuntamento. Erika. Sì, buon pomeriggio, ci troviamo appunto ad Orvieto, qui è iniziata oggi una 3 giorni dedicata appunto allo sport, alla prevenzione, alla diffusione dei corretti stili di vita. Oggi è una giornata organizzata dalla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Qui accanto a me vedete il presidente nazionale Vincenzo Manco. Sono terminati da pochissimo i lavori, ci sono state una serie di tavole rotonde, di sessioni dedicate proprio allo sport in tutte le sue declinazioni, sport non tanto in senso agonistico quanto una sorta di sport di cittadinanza, lo sport che fa stare bene e che soprattutto si coniuga con le esigenze di un welfare sempre più alle prese con tagli. Allora, presidente Manco, dicevamo appunto qui quello che è venuto fuori oggi è l'importanza di collaborazioni e di reti tra le istituzioni e le associazioni che si occupano di sport, perché lo sport diventa un elemento fondamentale per le istituzioni, anche per permettere loro di sostenere la sanità. Sì, i recenti dati Istat e quelli dell'Eurobarometro indicano che ancora l'Italia è maglia nera per quanto riguarda la percentuale di obesità infantile e di sedentarietà della popolazione in Europa. E oggi noi abbiamo voluto, in questa ulteriore tappa della nostra traversata italiana, il nostro secondo workshop presentava delle buone pratiche, dei nostri progetti che sul terreno dei sani stili di vita e della salute svolgiamo insieme ad associazioni, quindi all'interno delle reti sociali, insieme alle istituzioni locali o regionali e qualche volta anche governative con qualche ministero. Ecco, facciamo anche qualche esempio di sport per tutti. La WISP che cosa offre? A noi, come amiamo dire, offriamo un'attività sportiva, un'attività motoria da 0 a 99 anni. Abbiamo progetti che riguardano sia la prima infanzia, addirittura le donne in attesa, fino alla grande età, alle persone anziane. Lo facciamo in tutte le forme, in forme di ginnastica dolce e in forme, come dire, che riguardano anche elementi diversi, che sono quelli dall'acqua, dall'elemento in natura, da svolgere attività nei parchi, da svolgere attività anche nell'impiantistica sportiva, un intervento, diciamo, sulle discipline sportive che però caratterizza molto l'elemento del gioco e l'elemento del divertimento, poco l'elemento della prestazione. Ecco, si diceva anche sport per varie categorie, per giovani, per anziani, c'è però un problema comune, quello dell'abbandono, perché molto spesso si comincia l'attività sportiva, poi però a un certo punto, e questo riguarda sia i giovani che i meno giovani, a un certo punto si smette. Allora in che direzione si va? Come si affronta questa questione, questo problema? Questo credo che sia un problema legato alla cultura sportiva che noi abbiamo coltivato nel tempo in questo paese. Appartiene a tutto il sistema sportivo, non soltanto a quello dell'associazionismo di base, ma anche al CONI. Io credo che complessivamente il sistema sportivo dovrà interrogarsi su questo. Il Consiglio Nazionale del CONI potrebbe essere una sede in cui già in un'altra occasione il sottoscritto ha proposto al Presidente Nazionale Malagò di farsi promotore degli stati generali della cultura sportiva in questo paese, perché spesso e volentieri noi nelle tavole rotonde indichiamo qual è la percentuale di abbandono della pratica sportiva, ma non riusciamo ad individuare quelle che possono essere, diciamo, le proposte. Spesso però si dovrebbe partire, sarebbe già sufficiente partire dalla non precocizzazione dell'attività sportiva. Spesso ancora questo le società sportive lo fanno e spesso magari le federazioni o coloro che spingono ad ottenere una prestazione, una medaglia, rischia, come dire, di essere assunto come comportamento. Non so se ci sono delle domande da studio per il presidente Erika. Manco, altrimenti sì, no, Erika, sentiamo, allora ci sono delle parte... domande da studio. Sì, di Marcel Vulpis. Marcel. Presidente, buon pomeriggio. Senta, ma io ho una curiosità, in questo paese si fanno molte tavole rotonde, si parla molto, premesso che l'WISP è uno degli enti di promozione più attivi e anche come brand, come marchio, uno dei più conosciuti. Ma lei ci può dare una data? Perché in questo paese si parla tanto di tematiche come quella appunto dell'obesità infantile, ma nessuno dice, vabbè, entro 10 anni possiamo risolvere o ridurre del 20, 30, 40%. Lei se lo prende un impegno, ci dà una data cortesemente? Allora, noi intanto domani svolgeremo questo congresso internazionale che è il Move Congress, ed è un congresso internazionale europeo.
e abbiamo promosso i primi giorni di ottobre la Move Week. La Move Week è una settimana dello sport che sta dentro l'impegno europeo di avere 100 milioni di persone attive in più entro il 2020. Ecco, la WISP sta dentro quel programma. Stiamo cercando di individuare nel rapporto con il CONI e con il Ministero quali potrebbe essere, diciamo, la deadline dei cittadini attivi, ma come dire, questo deve essere frutto di una concertazione collettiva e non soltanto della WISP, perché certo, tutti dovremmo fare la nostra parte. Noi comunque siamo dentro quel programma lì. Grazie. Ecco, se non ci sono altre domande da studio, vi farei sentire le voci di alcuni ragazzi che abbiamo sentito qui oggi, perché appunto si diceva sono loro, l'educazione anche allo sport parte proprio da loro, e di un loro docente, e insomma quello che viene fuori è che sì, come dicevamo prima, lo sport in tanti lo praticano, però poi il problema è quello che non c'è una vera cultura sportiva e quindi poi c'è l'abbandono. Sentiamo allora questo contributo. Sì. Quanta attività sportiva fai durante la settimana? Allora, momentaneamente mi alleno 3 volte a settimana e pratico il calcio. E ovviamente la domenica ho la partita, quindi per un totale di circa 8 ore settimanali. E a che età hai iniziato a praticare sport? Ho cominciato quando ero piccolo, inizialmente spronato da mio padre, che lui è sempre stato un amante dello sport e del calcio, e quindi avevo circa 6 anni quando ho cominciato. Ho fatto palestra, però quando ero più piccolo ho praticato anche altri sport, come ad esempio il rugby, il scherma, e, insomma, da tanti sport, vari tipi, atletica. Durante la settimana quanto del tuo tempo dedichi all'attività sportiva? Diciamo tutti i giorni. Praticano quasi tutti attività sportiva, la consapevolezza ancora manca. Manca una cultura motoria, mancano un approccio che parta un po' dalla base. Ora è tutto calato dall'alto, i genitori spingono i ragazzi a fare attività sportiva, ce li portano quasi per forza, spesso succede che abbandonano. Ecco, dunque, adesso io vorrei farvi sentire anche delle esperienze concrete che sono state presentate qui oggi. Accanto a me c'è la vicepresidente della Regione Umbria, Carla Casciari, perché proprio l'Umbria ha firmato un protocollo con la WISP che punta proprio a diffondere la cultura dello sport anche e soprattutto tra i giovani, giusto, vicepresidente? Sì, giusto. La Regione Umbria ha recepito per prima l'accordo che la WISP ha fatto sul tavolo nazionale nell'ambito del piano prevenzione guadagnare salute, perché crediamo, come precedentemente detto, che si deve parlare di una cultura dello sport prima dell'agonismo e prima delle medaglie. Quel tasso di abbandono è un tasso che ci fa riflettere. Naturalmente abbiamo bisogno che lo sport torni ad essere prima di tutto inclusione, prima di tutto quel senso di collettività e anche di territorialità di cui l'UISP è portatrice nei territori nei quali insiste. Quindi il protocollo che diventerà operativo poi col piano della prevenzione regionale quinquennale prevede un coinvolgimento attivo e una valorizzazione delle esperienze territoriali che la WISP, di cui la WISP è detentrice per storia e per coinvolgimento proprio a partire dal basso, dai bambini e dalle loro famiglie. Ecco, e quindi in questo modo si spera appunto di convincere i ragazzi ad iniziare a fare sport e anche poi a continuare. Accanto a me c'è anche la vicepresidente della Regione. Sì, dimmi. Prima di passare alla tua seconda ospite, il nostro Stefano Pantano voleva fare una domanda. Sì, è partito il progetto del liceo scientifico all'indirizzo sportivo. Per cercare di inculcare questa cultura, secondo me bisogna andare un po' più indietro, nel senso partire proprio dalle scuole elementari, che da questo punto di vista sono ancora un po' carenti. Bravo Stefano. Fanno una domanda da studio, dicono è partito il progetto del liceo sportivo, però insomma una cultura che forse deve essere inculcata già da prima, dalle scuole elementari. Beh, certamente sì, il liceo sportivo è un punto di arrivo sicuramente, è un potenziamento soprattutto di alcune competenze, sì, ma credo che ci sia bisogno, prima che diventi poi una professione lo sport, prima di tutto veramente una cultura del viver bene, prima di tutto con se stessi, e questo lo sport sicuramente sa insegnarlo. Bene, grazie. Dunque vi dicevo che abbiamo anche un altro esempio, che è quello invece della Regione Toscana, e con me c'è la vicepresidente Stefania Saccardi, che invece oggi ha firmato una lettera di intenti con la WISP, e in questo caso si va anche nella direzione di una cultura dello sport che parte già, insomma, dai primi passi, si diceva appunto dalle scuole elementari, insomma da quando i ragazzi sono piccoli.
Sì, noi come Regione Toscana abbiamo promosso un progetto proprio per diffondere e far iniziare lo sport fino dalle scuole, dalla scuola primaria. Abbiamo investito 2 milioni di euro coinvolgendo per adesso un migliaio di ragazzi, ma l'obiettivo è quello di estendere il progetto un po' a tutte le scuole primarie in modo da partire dalle scuole elementari a diffondere quei valori che attraverso anche la collaborazione della WISP abbiamo scritto nella carta etica dello sport che questa regione ha, che la mia regione ha dal 2011 e che promuove in tutte le forme possibili. Insomma, questa è una delle finalità che ci proponiamo anche come Regione Toscana. E quindi anche attraverso questa lettera di intenti. Se non ci sono altre domande da studio, vi restituisco la linea.